Leandro Vessella, apripista Academy Civitanovese, di questo incontro, il progetto Trimento Azione di Comunicazione, arbitro amico, vi dimostrate sempre una società comunque al passo con i tempi e che mostra interesse per le attività anche fuori dal terreno di gioco. No, ma credo che siano, come dicevamo prima con i ragazzi, credo che siano iniziative importanti, innanzitutto perché l'arbitro è una figura importante nel gioco del calcio e anche perché si scopre, al di là del suo ruolo istituzionale, che è una persona che ha dei sentimenti come tutti quanti gli altri attori in campo e che parecchie volte, come diceva il ragazzo, ci può anche insegnare a capire meglio quali sono i regolamenti di quello che fanno. Ragazzi anche molto interattivi, no? Che chiedevano, si informavano, prendendo C'erano. anche esempio dalla Serie A, perché Sì, giustamente vabbè, da lì vedono, però riferimenti. domande sempre molto attinenti e molto curiose. No, i riferimenti sono quelli. Poi noi abbiamo una platea di ragazzini molto vivaci e intelligenti che amano la tua figura, volevano subire un po' quello che c'era dietro ai regolamenti, dietro alle motivazioni che poi portano a prendere delle decisioni. Però è bello, dicevo, l'obiettivo poi è quello di trovare dei punti di interesse comune per far sì che poi ci sia anche un po' più di cultura nei confronti di questa figura qua che è quella Struttura dell'arte. che proseguirà perché abbiamo già stabilito un prossimo incontro da settembre proprio per andare a approfondire poi alcune tematiche del regolamento, però senza annoiare i ragazzi, No, ma ovviamente, facendolo in modo ovviamente, divertente ma costruttivo. ovviamente. No, l'invito te l'abbiamo già fatto perché ovviamente dicevo. Serve anche a noi grandi perché tenersi aggiornati con tutte le modifiche che ci sono ai regolamenti è sempre difficile. Loro che stanno iniziando adesso ad avvicinarsi a questo sport hanno bisogno di conoscere anche le regole che poi lo contraddistinguono. Quindi ovviamente come abbiamo fatto oggi in un ambiente cordiale, sereno, è molto, molto più bello e divertente anche per loro. Quindi noi ti invitiamo ufficialmente a farci un'altra lezione e a stare ancora con noi. Indipendentemente poi dalla prossima lezione, che ovviamente ci sarà, possiamo dire ufficialmente che l'Accademia Civitanovese è la prima società amica dell'arbitro. Non so se, però ci fa piacere, se è così ci fa piacere, perché dicevo, è un'iniziativa importante, l'abbiamo accolta con piacere perché va in questa direzione, dicevo.